Ciao a tutti! Oggi sono qua come ogni anno per parlarvi di come ho intenzione di organizzarmi nell'anno nuovo. Negli anni ho sperimentato tantissimo, dalle agende preimpostate al bullet journal, al moon journal, all'organizzazione digitale, insomma, ho sperimentato diversi metodi per poter cercare quello che funzionasse meglio per me. C'è da dire che negli anni comunque le esigenze cambiano, quindi trovo molto interessante ogni anno aggiornarvi e vedere come effettivamente è cambiato il mio metodo e se sono riuscita a trovare qualcosa che possa funzionare meglio su di me. Quest'anno ci sarà un grande cambiamento, perché infatti da settembre a oggi ho smesso di utilizzare il bullet journal e non ho intenzione di usare nessuna agenda per questo 2021. Shock, me ne rendo conto. O almeno per quanto riguarda gli impegni personali slash lavoro. Perché come avete visto dalla miniatura video, ho un paio di agende da farvi vedere, ma ci arriveremo poi. Per quanto riguarda impegni personali e lavoro, ho intenzione di affidarmi all'organizzazione digitale. Ve ne avevo già accennato a settembre, se non sbaglio, in un video, quindi ve lo lascio nelle schede qua sotto in descrizione, e vi avevo parlato anche sul blog delle applicazioni per me perfette per tenere traccia degli impegni, delle spese, fare varie liste, eccetera, eccetera. Molto brevemente su che cosa si basa la mia organizzazione digitale. È molto semplice in realtà ed essenziale perché utilizzo principalmente tre applicazioni. Il calendario, l'applicazione Promemoria, che sono due applicazioni di default dell'iPhone, e Trello. Sull'applicazione del calendario che ho sincronizzato col mio telefono, il computer e l'iPad, inserisco tutti i vari impegni. Quindi banalmente creo un evento sul giorno in cui c'è qualche impegno, una scadenza, eccetera, eccetera, imposto molto spesso l'orario e a volte anche un avviso promemoria una settimana prima o un mese prima a seconda dell'evento o scadenza. Questo lo trovo molto utile, ad esempio, per segnalarmi la scadenza di, che so, bollo, assicurazione, bolletta. Se ho un impegno o una scadenza di un progetto e magari mi devo preparare in anticipo, mi piace segnalare anche i compleanni in modo da prepararmi con anticipo e fare eventualmente dei regali. Insomma, lo trovo molto utile e molto semplice perché è già nel telefono e il telefono è sempre con me, quindi posso tenere traccia di tutto. Nell'applicazione invece Promemoria tengo traccia di tutte le cose da fare, diciamo nell'immediato. Faccio diverse to-do list per intenderci. E anche in questo caso mi piace molto mettere un effettivo promemoria, un orario che poi seguo e non seguo. Mi serve principalmente per organizzare il lavoro e capire che cosa ho più urgenza da fare oppure in che modo voglio organizzare le cose da fare. Questo è molto utile soprattutto banalmente per le cose che ad esempio ultimamente faccio in casa per organizzarmi meglio i lavori e gestire meglio i tempi morti. Ad esempio mando la lavatrice prima di stendere i panni, c'è del tempo, che cosa posso fare in quel tempo? Oppure se cucino in forno qualcosa ho del tempo libero, che cosa posso infilarci in quel momento lì? Io sono quel tipo di persona che va un po' in ansia se sente di aver sprecato tempo, di non aver gestito abbastanza bene i tempi morti, quindi per me è fondamentale fare una scaletta, che poi vi ripeto, a volte la seguo in maniera molto rigida, a volte no e pace. Di solito organizzo le cose da fare la sera prima perché sono super carica la sera prima di andare a letto per il giorno successivo e quindi è il momento in cui riesco a organizzarmi meglio, ad essere più concentrata sulle cose che ho da fare e quindi riesco a incastrare per bene tutte le varie cose. Faccio quindi una lista generale sul promemoria e poi aggiungo l'ordine in cui voglio fare queste determinate cose. A volte è un ordine arbitrario, altre volte dettato da altri impegni o lavoro. L'applicazione invece Trello sfrutta il metodo di organizzazione Kanban. Anche in questo caso ho trovato un post sul blog in cui vi spiego di che cosa si tratta. Molto brevemente è un sistema che utilizza le colonne per organizzare il lavoro. Principalmente si sfruttano tre colonne: cose da fare, cose che si stanno facendo che sono quindi in lavorazione e cose terminate. È molto utile e comodo per quei progetti che si suddividono in più fasi e questo aiuta a tenere traccia delle cose fatte, organizzare quindi meglio anche visivamente il lavoro e la cosa che mi piace di più
è riuscire a dare il giusto peso a quello che si fa. Per me è molto importante capire effettivamente che cosa ho portato a termine, che cosa ho fatto, perché molto spesso mi sembra di non fare abbastanza. Sono molto dura con me stessa sotto questo punto di vista, quindi avere sotto mano le cose che sì ho da fare, sto facendo, ma anche quello che effettivamente ho portato a termine è molto utile per, diciamo, darmi un giusto riconoscimento, apprezzare di più anche il lavoro che sto facendo e non avere l'impressione di aver sprecato o buttato tempo. Anche in questo caso l'applicazione ce l'ho sia sul cellulare che sul computer, quindi riesco a sincronizzare tutto, così se devo lavorare a casa posso utilizzare il computer, se sono fuori posso dare un'occhiata ad esempio al telefono e avere comunque sempre tutto organizzato e sotto mano. Da settembre a questa parte mi sono organizzata in questo modo e ho visto che è molto più efficace per me dell'agenda, forse perché è molto più immediato, diretto, semplice, veramente essenziale. Per quanto riguarda invece l'organizzazione delle spese, come sapete sono tantissimi anni che mi affido al metodo del Kakebo. Anche in questo caso trovate già un contenuto approfondito in cui vi spiego che cos'è, in cosa consiste, come è strutturato il quaderno dei conti di casa. Lo trovate sempre nelle schede qua sotto in descrizione, ma facendo un mega riassunto, è un metodo per tenere traccia delle spese, ma soprattutto la cosa che a me piace e che su di me funziona è riuscire effettivamente a innanzitutto capire quanto si sta spendendo, organizzare le spese e riuscire a risparmiare. Quest'anno non ho comprato un quaderno già fatto, ce ne sono tantissimi in commercio, in descrizione ne troverete linkato uno ad Amazon. Io recentemente ho fatto un po' di declutter nello studio visto che avevo diversi quaderni, agende vuote da utilizzare, quindi ne ho presa una, questa l'avevo presa da Tiger, molto semplice, nera con l'arcobaleno, penso che la vendano ancora. All'interno è semplicemente a righe e io ci ho scritto all'interno e l'ho strutturato come un qualsiasi Kakebo. In che modo? Innanzitutto panoramica generale del mese corrente, in modo da poter tenere traccia di eventuali scadenze e cose da pagare. C'è poi una pagina dedicata alle entrate e uscite fisse. Le entrate, ad esempio, lo stipendio, le uscite, bollette, mutuo, affitto, eccetera. Facendo la differenza fra entrate e uscite, si ha la somma che è a disposizione, quindi i soldi che si possono effettivamente utilizzare. Da questa cifra io tolgo un'altra cifra che è quella che vorrei risparmiare nel mese. Che so, ho 500 euro a disposizione, ne voglio risparmiare 100, quindi faccio 500 meno 100, ottengo 400 euro, che sono quelli che effettivamente posso spendere nel mese. A questo punto divido la cifra in base alle settimane del mese corrente. Mettiamo che siano 4, 400 diviso 4 fa 100 e questo vuol dire che ogni settimana posso spendere fino a 100 euro. Ovviamente sono tutte cifre indicative, non vi viene la polizia a casa se sgarrate, se spendete di più o di meno. Però è molto utile avere una cifra, diciamo, indicativa, perché questo ti permette di capire quanto effettivamente vai a spendere, quando ti puoi concedere degli sfizi, ma soprattutto ti aiuta a risparmiare, perché sai di non poter spendere più di quella cifra e quindi sarai in grado di risparmiare i soldi che ti eri prefissato all'inizio del mese. Ogni settimana poi si vanno a segnare nel quaderno tutte le varie spese, dalla spesa all'alimentare, il carburante, che so se ci sono degli abbonamenti, i biglietti dei mezzi, qualsiasi cosa va inserita e alla fine di ogni settimana si fa il totale e alla fine del mese poi si fa il totale del totale per capire quanto si è speso. All'inizio è la cosa più terrificante di questo mondo, perché se non siete abituati a tenere traccia delle vostre spese, proprio in generale, non soltanto degli sfizi, ma di quanto spendete mangiando fuori o facendo la spesa, di quanto si spende con le bollette, eccetera, eccetera, all'inizio
all'inizio fa paura vedere quanti soldi vanno via, però questo può dare anche la motivazione a tenere traccia più costantemente e quindi mettersi proprio nell'ottica di sfruttare, non dico meglio i soldi, ma con più consapevolezza. Infine, l'ultima parte di organizzazione che voglio citarvi riguarda questo reading journal che ho rispolverato e che avevo acquistato nel lontano 2015 che non ho mai portato a termine. Come vi dicevo, ho fatto un po' di declutter nello studio visto che c'erano diverse agende che avevo iniziato e mai finito. E lo trovo uno spreco, quindi molto spesso riprendo le agende e continuo dal punto in cui mi sono interrotta e voglio fare la stessa cosa con questo reading journal della Moleskine, che è strutturato un po' come l'elenco telefonico, quindi in ordine alfabetico, ma io non l'ho mai sfruttato in questo modo. Infatti io sono partita dall'inizio e così avanti. È strutturato in questo modo qua, va inserito il titolo, l'autore, ci sono poi diverse informazioni, io non ho sempre utilizzato tutte, oltre alla data di lettura c'è ad esempio la prima edizione del libro, l'editore, l'anno di pubblicazione, la lingua originale, eccetera eccetera. Nella parte poi centrale andrebbero scritte eventuali citazioni e il parere finale invece in questo quadratino grigio. In fondo c'è anche il rating con le stelline. Molto molto carino, io l'avevo iniziato e poi abbandonato perché in realtà utilizzando Goodreads non sentivo più la necessità magari di mettere su carta le mie letture, e invece mi piacerebbe riprendere questa cosa perché ho paura di perdermi un po' nell'immediatezza, nella velocità dei social anche per quanto riguarda le letture. Mi piacerebbe sforzarmi di più a scrivere proprio manualmente i miei pensieri, a ragionare di più sulle letture che faccio, e non solo per magari condividerle sui social, su YouTube, su Instagram, ma anche solo per me stessa. Mi piacerebbe ritrovare questa genuinità e ritagliarmi quindi del tempo per riflettere, buttare giù un pensiero che possa anche solo rimanere per me stessa, non necessariamente da condividere. Quindi, visto che avevo già questo strumento in casa, mi piacerebbe allenarmi in questo modo. Direi che questo è quanto, penso di avervi parlato di tutto. Vi ricordo che in descrizione trovate tutti i vari rimandi a video e post precedenti che ho fatto sul metodo di organizzazione. C'è un post sul blog molto carino dedicato alle applicazioni che utilizzo per organizzarmi, non soltanto quelle che vi ho già citato, ma ce n'è ad esempio una per tenere traccia delle spese anche con altre persone, oppure un'applicazione per fare la spesa in maniera intelligente. Io spero che questo video possa esservi di ispirazione o utile per trovare il vostro metodo di organizzazione. Alla fine penso che sia molto soggettivo e varia non soltanto da persona a persona, ma anche in base alle esigenze che uno ha. Però è molto interessante confrontarci su questo tema, quindi se avete piacere di condividere con me il vostro metodo di organizzazione, scrivetelo qua sotto nei commenti. Io vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao!